fresco. Lei comincia con dei guai finanziari, a quel punto non so se il buco è stato provocato dall'investimento, lei dice di no, e non so allora che cosa è successo, diciamo, perché lei aveva un'azienda florida, poi a un certo punto cominciano i guai finanziari veri. Pazienza. Sa, quando si hanno molti collaboratori, non tutti fidati, tante cose. Lei dice le hanno rubato? Questo vuole dire? Lo dice lei, io... Non nega. A buon intenditor, poche parole. Cominciano i prestiti, cominciano le intimidazioni, bruciano il suo negozio ad Ozzano. Certo. Lei si fa anche aiutare ad un certo punto da una pregiudicata, fra l'altro anche per 416 bis per Camorra, no? Una certa Milva Magliano. E poi si scoprirà che ad appiccare l'incendio sono stati dei calabresi che fra l'altro frequentavano casa sua. Lei in qualche modo tocca, lambisce la criminalità organizzata. Lei pensava di poter sfruttare, usare certe persone e si è trovata in una cosa più grande nella maniera più categorica. E che cosa è successo? Perché lei c'è entrata in contatto con questa gente. Beh, in contatto, erano ragazzi che frequentavano i miei figli, erano ragazzini, capisci? Erano ragazzine che frequentavano casa mia, ma normalmente, cioè non Però per esempio la Magliano, Milva Magliano... La Magliano gioca molto per... a fare la mafiosa, piace a lei. Però lei è stata condannata pure, le piacerà pure, però comunque... Per cose sue, non certo per me. Per cose sue? Non certo per me. Si diceva fosse legata alla Camorra di Cutolo, Ma lei lo sapeva? Ma assolutamente no, ma nella maniera più categorica no. Lei ci si trova in quell'ambiente a un certo punto, voglio dire? Ma io non mi ci trovo proprio, nel senso, ma chi le frequentava sta gente? Ma nessuno... stavano dentro casa sua con i calabresi che poi hanno... I ragazzini magari con i miei figli, erano tutti ragazzetti, eh? Ma perché gli hanno bruciato quel negozio, per esempio? Beh, dopo volevano i soldi, cioè prima bruciano e poi mi chiedono un miliardo delle vecchie lire. Era un'estorsione? Certo. Poi mi hanno sparato a me e mia figlia, hanno fatto delle cose allucinanti. Mai al mondo avrei immaginato che fossero loro. E lei in quell'occasione, diciamo, va sotto alla fine di 4 miliardi e va anche in carcere per la prima volta, per 9 giorni e poi un paio di mesi agli arresti domiciliari. È la sua prima caduta. È stato un trauma o un po' se l'aspettava? È stato un trauma, certo, però vede... Anche dagli arresti domiciliari il giudice mi aveva dato il permesso di fare i programmi, lo sa lei questo? Allora io da casa mia agli arresti domiciliari facevo i programmi e vendevo. E vendevo di più perché la gente mi voleva aiutare, perché voleva darmi una mano. Comodo così, no? Quindi io... Quindi non l'ha vissuta come una caduta vera e propria, questo voglio dire, un inciampo. Ma anche perché io sono caduta, ma mi so anche rialzare, ho la gamba buona, sa? No, lo vedo. Diciamo che lei è passata questa tempesta temporanea, ho capito, per risollevarvi dal punto di vista degli affari, lei e sua figlia, diciamo, stringete un accordo commerciale con un personaggio, diciamo, che oggi non c'è più, che si chiamava Attilio Capra de Carré, un sedicente marchese, ma forse conte, ma forse anche niente, iscritto alla P2 e che aveva amicizie importanti, tanto che a cena, a casa sua, lei conosce Dell'Utri. No. Che non lo conosce a casa sua? No. No. Allora, lui mi incontra a Porto Cervo. De Carré. Mi ferma e mi dice... Niente, si presenta, sai, marchese, sempre una certa importanza, no? E mi dice che Silvio Berlusconi mi voleva incontrare. Mm. Quindi mi dice, lo incontriamo a cena a casa di Dell'Utri. Ok. Io sono stata sempre una persona... Che allora era in Publitalia, Dell'Utri, sì. No? Mm. Io sono sempre stata una persona molto timida. Molto, comunque, questo, sì. No, lo sono, una persona timida. Nell'incontrare certe persone io ho sempre subito questo potere, no? Quindi non... Però lui ha talmente insistito, dico va bene. Apre la porta un maggiordomo, alto così, in smoking, che mi bacia la mano. Era un nano? No. Era un nano? Un bambino. Era un bambino. Un bambino. E allora, il figlio di Dell'Utri, no? A un certo momento arriva Silvio Berlusconi, lo ricordo come fosse oggi, camicia bianca, polverino azzurro sulle spalle,
E lui mi dice, sa, avremmo pensato a lei per condurre un programma. Lei farà ok il prezzo giusto. Mm. Dico, sinceramente, non è un programma che si addica a me. Non... Magari se si poteva cambiare qualcosina. Lui mi guarda, cambia espressione e dice, non si cambia proprio niente. Beh, per carità. Dice, quindi è un no? Dico, purtroppo è un no. E lui mi risponde, è il primo no che ricevo nella mia vita. Comunque diciamo che l'incontro più importante che lei deve al Marchese Conte, o non abbiamo capito che, è con, diciamo, il maestro Mario Pacheco Don Nascimento, che era il cuoco, il cameriere del Marchese, un bel ragazzotto brasiliano che nel giro di un po' di tempo, di qualche settimana, da cameriere diventa mago, anzi maestro di vita. Di chi è stata questa trovata geniale? Di chi è stata l'idea di trasformarlo in maestro di vita? È stata del Marchese l'idea. Comunque è un trio che ha funzionato, lei, sua figlia e Don Nascimento. Noi funzioniamo sempre. A prescindere. Ovunque lei ci metta, noi funzioniamo. Diciamo, a quel punto comincia un po' la sua seconda vita da televenditrice, no? Lascia le creme. No, non le ho lasciate mai. Beh, diciamo, no, diciamo però che ogni tanto mettavamo qualche trasmissione col mago, ma non abbiamo mai abbandonato i Però diciamo che poi a un certo punto lei si è dedicata alla vendita dei numeri all'otto, no? Sì. E ai rimedi per scacciare il malocchio. Quindi diciamo che l'asticella era un po' alzata, no? Che cosa le era scattato nella testa per arrivare a Io questo? Io ho venduto lei anche i biglietti per la RAI, non so se lei lo sa. Sì, per la RAI non ha mai venduto tanti biglietti così come quando li ho venduti io. Lo dico, lo firmo e lo ammetto. Però i biglietti della Lotteria Italia esistevano, lei vendeva i rimedi per scacciare il malocchio che non esiste. Io vendevo i numeri all'otto. Lei vendeva i numeri all'otto, però il sistema lo sappiamo qual era, no? Cioè lei vendeva questi numeri all'otto, poi chiaramente come pare 100.000 lire, poi se non uscivano le persone chiamavano i centralini e diceva come mai non sono uscite, allora ti do il sale, se non si scioglie c'è un problema di malocchio. Sono raccontate tante pandemie, però ci sono questi, diciamo, sono verità processuali, nel senso ci sono delle testimonianze e delle cose. Quindi per arrivare a questo, nella sua testa, lei finora aveva venduto, che funzionassero o meno, ma creme, che cosa le era scattato nella testa? Non lo so nemmeno dire, non lo so nemmeno raccontare, sinceramente. A volte nelle situazioni uno ci si trova. Il perché non lo so, mi ci sono ritrovata. E ha fatto bene o male? Beh, mi ha fatto male. Le ha fatto male, ma lei, cioè, dice, mi ha fatto male, quindi ho fatto male. Certo. Possiamo dire che in quel momento la sua fortuna siano state le debolezze degli altri? Ma io veramente non mi sento di aver mai usato delle debolezze degli altri, perché mi risulta che i maghi esistono tuttora in televisione, che esistano nella vita, che esistano come gli psicologhi, uguale, cambia niente. Vabbè, diciamo che il fatto che lo facciano altri non è che... giustifica il fatto che l'abbia fatto anche lei, nel senso che... Ma giustifichiamo pure quelli, perché solo me, solo Vanamarchi... Assolutamente. Però ecco, dico, un conto è promettere, diciamo, di perdere chili in poco tempo, un conto è promettere, anzi, diciamo, dietro l'auto i pagamenti, di togliere il malocchio a persone che magari avevano delle disgrazie, fragili, o non avevano degli strumenti. Mai. Chi chiamava il mago era, te lo dico io chi era, chi aveva l'amante, chi andava a letto coi preti, ha capito? Molti preti. E perché, che c'entra il col malocchio? Chiamavano per questo, non perché stavano male di salute o avevano delle malattie. Ci sono però delle testimonianze e ci sono anche delle registrazioni. Lì dove si diceva, allora se tu non paghi vuoi male a tuo figlio che magari stava male, o c'erano dei problemi di droga, diciamo, ma non è vero, non è vero. Queste sono verità processuali, però comunque si possono dire tante cose. Anch'io le posso dire che domani io vado a Parigi e compro la Torre Eiffel. Ma lei, ecco, un sentimento che ha provato questo della pena, della tenerezza per sua figlia Stefania, l'ha detto varie volte, e poi per chi nella vita?
Io provo anche tutt'oggi, sempre, sempre stata così. Per le persone anziane, io... Però tanti anziani la chiamavano, eh? Erano tanti gli anziani che la chiamavano, lei lo ma sa. Non è vero. Beh, io per persone anziane non intendo una persona di 60 anni, eh? No, cioè, ma parliamo di persone anziane, pensionati a casa, che seguivano trasmissioni, sì, che chiamavano, questo non lo... erano soprattutto anziani e persone senza strumenti o peggio disperati. No. Comunque dica quello che vuole, perché voglio dire, ne hanno detto di tutto. L'unica cosa che ancora non hanno detto, siccome io so cucinare molto bene, l'unica cosa che non hanno detto, sì, che io faccio lo spezzatino con i bambini, questo non l'hanno ancora detto. Magari lo diranno, Speriamo di no. Appunto. Lei, riferendosi alle vittime, ha usato una frase un po' tranchante, lei sa quella a cui mi riferisco, no? I coglioni vanno inculati. Lo penso. Cioè essere ingenui è una colpa? Essere ignoranti al punto di fare delle cose, siamo nel 2000 e passa, una colpa. Però questo, diciamo, non giustifica il reato. Il bubbone esplode nel 2001 con un servizio di Striscia la Notizia. Quella sì che è la vostra fine, e poi è anche cronaca, no? A seguito di quel servizio, pochi mesi dopo, inizierà un processo che porterà lei e sua figlia a scontare 9 anni di galera. Sì. Tanti. Come l'ha cambiata il carcere e se è uscita migliore o peggiore di come è entrata? Io sono uscita esattamente come ero. In carcere io non ho mai preso una pillola per dormire, non ho mai voluto incontrare uno psicologo, perché ritengo di non averne assolutamente bisogno, anche se, ribadisco, secondo me 9 anni e mezzo per truffa sono una roba indecente, incredibile, però mi hanno dato 9 anni e mezzo, bene, questa è la legge, l'hanno adottata solo per Vanna Marchi, bene, devo farmi la galera, bene, il carcere no. Non mi ha cambiato. Quando ci siamo sentite per invitarla, lei mi ha detto che in carcere a Bologna hanno fatto di tutto per farla suicidare. È una cosa molto forte da dire. Forte, è vero. In che modo? Beh, sai, il trattamento, il modo di apostrofarti, il modo di non darti la possibilità di lavarti quando vuoi lavarti. Di darti l'acqua fredda se invece c'è calda ma per te non c'è, tante cose, tante, e quindi se una persona è debole non è difficile che si suicidi in carcere, non è assolutamente difficile. E lei momenti di disperazione vera ce l'ha mai avuto in carcere? Di suicidarmi io? No, di suicidarsi no, ma non ci penso proprio. Ma di disperazione? Disperazione per mia figlia, perché mia figlia ha una malattia gravissima che si chiama artrite reumatoide. Quindi mia figlia pesava sì e no 40 kg, la portavano con le manette attaccate alla barella, e 4 persone che la scortavano, la portavano all'ospedale per fare le trasfusioni 2 o 3 volte alla settimana. Quindi per mia figlia, per me era una roba terrificante, terrificante. E lei si è sentita in colpa nei confronti di sua figlia, perché in fondo... il personaggio televisivo era lei, lavoravate insieme. Eh beh, certo. Sa, io per mie figlie sono disposta a uccidere. Cioè, la vita mi ha portata a questo. Ho sbagliato, non dico di no. In cosa ha sbagliato? Che lei non lo dice? Ho sbagliato perché è chiaro che, sa, quando una persona... Io potevo patteggiare. Non so se ha sbagliato strategia processuale. Cioè,